Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Art of Rally, in questa schermata iniziale in cui mi chiedono addirittura il gruppo sanguigno, dove andiamo a settare la risoluzione, che in questo caso io metterò in non in ovviamente in 4K. Il controllo di stabilità, diciamo che lo mettiamo al 60%, la trasmissione automatica, e vi faccio vedere che cos'è questo Art of Rally. Art of Rally è un titolo di simulazione, cioè simulazione, un titolo abbastanza arcade che ripercorre quelle che erano i rally anni 60, insomma. Quindi con una grafica abbastanza pixellosa, ma neanche troppo. Qua abbiamo diverse auto. Io voglio essere un nostalgico. Al momento abbiamo di Eschi e dei Mini. I nomi non mi sembrano originali. Con le varie livree, io mi vado a prendere la Mini Cooper perché mi piace molto. Qua possiamo fare anche casuale. No, dai, voglio prendere questa con la linea in mezzo, dai. Facciamo una prova subito in Finlandia, una guida libera, e poi proveremo un rally. Il gioco costa 21 euro, 20,99 euro. Non è sicuramente per tutti, perché è quel classico gioco dove prendete il pad e giocate. Non è un simulatore dove dovete montare la postazione. E io su giochi di questo tipo, dal Generally inizio anni 2000, dove si giocava in due amici con pad e tastiera, o due addirittura sulla stessa tastiera, ci ho passato le ore. Quindi dei giochi del genere sono sempre ben accetti. Salve, mio allievo, segui per diventare maestro del rally. Il gioco è in italiano, come vedete. Il prezzo, diciamo, non è bassissimo, ma in realtà dovete vedere, perché se siete dei veri appassionati e soprattutto volete svagarvi un po' giocando col pad, insomma, sfogarvi un pochino, non è male, insomma. Se no, se siete vagamente interessati, potete pensare di prenderlo magari sotto sconto. Allora, stiamo guidando una Mini e quindi abbiamo così un audio, la possibilità di testare, appunto, adesso in questo video. Sono ancora apposta col tasto B sto giocando con un pad della Xbox One. Con il tasto B, dicevo, del pad c'è il freno a mano, possiamo muovere la visuale come vogliamo, insomma, e qua si fa effettivamente un po' di pratica. Ma direi di andare subito al menu principale. Molto strano come menu, mi ricorda anche un pochino come grafica quell'avventura, diciamo, grafica in cui si viaggiava lungo la strada, ma anche un po' Road to Guangdong. Vabbè, ci sono eventi online in cui ci sono eventi giornalieri e settimanali dove dobbiamo battere il tempo, perché ovviamente, come saprete, il rally non è una gara di sorpassi, ma è una gara di tempi. Oppure la modalità carriera, che è molto interessante perché vi consente di generare ogni anno, ogni stagione, dei rally casuali. Quindi ripercorreremo comunque la storia del rally tra il 67 e il 96, e come vi dicevo, è appunto, insomma, viene generato tutto a caso. Se finisce una stagione con almeno un avvio restante, sbloccherà una livrea speciale. Infatti, possiamo riavviare. Insomma, si va a sbloccare. Abbiamo vari gruppi: si va al gruppo 2, il gruppo 3, il 4, il B, S e il gruppo A. Insomma, si va a fare una scalata e potremo via via sbloccare i vari anni fino al 96. Punto. 96, tra l'altro, è uno degli anni in cui il rally io lo andavo a vedere perché passava qua, facevano una Coppa qua nella mia provincia. Competizione nella media con i piloti nella media, sì, sono assolutamente d'accordo. La Mini o questa, che io non me ne intendo troppo di auto, però io non saprei cosa scegliere. Mi sembrava un po' sgommante. Facciamo questa, vai. Non so se è un'auto iconica, sicuramente lo è, vi chiedo di non bacchettarmi per tutto ciò. Non ho letto bene che pista siamo. In Giappone, ok. Rally 1-1. Ok. Iniziamo la stagione. Abbiamo le opzioni dove possiamo andare a selezionare tutto, ma direi che possiamo cominciare così. Ok, iniziamo, vediamo che cosa si fa. C'è il pubblico. Mi scusi.
cacchio ho fatto? Ho già perso tempo. Vabbè, sono abbastanza impedito. Non so se sia meglio giocare col pad o la tastiera. Sto giocando col pad, ma direi che a occhio io direi col pad. Anche se in realtà sono abbastanza scarso. Che cacchio, ragazzi. Mamma mia, quanto sono scarso. Non bisogna premere a tavoletta, perché ovviamente si può dosare la forza, diciamo l'accelerazione, usando il grilletto del pad della Xbox One. Quindi beh, diciamo che sta andando decisamente meglio adesso che non sto premendo proprio, vabbè, ovvio, adesso a tavoletta io sto schiacciando, però vedete che qua posso frenare, colpo di freno a mano e finisco addosso al furgone dei poveri proprietari di quella casa. Faccio un bel freno a mano qui. Può ruotare la visuale che non serve a nulla. Va bene, speriamo che la difficoltà non sia troppo per noi. In questo caso ci stiamo. Mamma mia, ragazzi, sono finito giù. Fortunatamente il gioco mi riprende, mi recupera. Sono veramente scarso. Però io credo che una volta che inizierete a padroneggiare la guida è divertente. Ovviamente io ho amato sempre giochi di questo tipo. Poi i più arcade che ho giocato, non ricordo come si chiama, ma è un gioco Microsoft che c'è anche per Steam, ma lo giocai ai tempi molto sull'Xbox, sia la 360 che la One, ed era il gioco quello della moto trial, dove bisognava saltare sui cubi, insomma la visuale a scorrimento laterale. Per farvi capire che spesso giochi di questo tipo li avviate, sono molto leggeri, sono anche distensivi, perché vi divertite insomma a gareggiare senza dovervi fare mille cose, mille menu, insomma qua cliccate, giocate e andate avanti con la carriera. Quindi è un molto carino, la fisica la percepisco come una bella fatta bene, insomma. Poi io detesto sta gente incosciente che si mette qui a bordo della strada. Vediamo se riesco a fare un freno a mano come Dio comanda. No, però bello che siamo in Giappone con le foglie rose, insomma, dei peschi, insomma, vabbè, non me ne intendo, però se qualcuno è un appassionato di Giappone me lo faccia sapere. sono veramente scarso, però molto bello il fatto che comunque usando questo espediente appunto della rally non si gareggia contro altra gente, ma si gareggia in diciamo in asimmetrico, posso definirlo, nel senso che ci sono i tempi come sono ovviamente i rally. Purtroppo, e qua è un appunto da fare, giochi di questo tipo magari meno ostici, questo lo sto trovando come potete vedere abbastanza ostico, giochi in cui si gareggia proprio uno contro l'altro con varie persone, purtroppo ce ne sono su Steam, sono anche molto belli, anche a livello di fisica sono fatti veramente molto bene. Il problema è che non ci sono giocatori. Quindi se poi voi conoscete un gioco pieno di giocatori fatemelo sapere, perché io purtroppo non li trovo. Allora, ho completato, vediamo i risultati della tappa, direi che il gioco è stato abbastanza magnanimo, mi ha dato solo 35 secondi dal primo, quindi diciamo che è andata discretamente bene. Quindi abbiamo la seconda tappa del rally, abbiamo 35 secondi dal primo, quindi a questo punto o tiriamo come dei pazzi o cerchiamo di difendere la posizione senza fare minchiatone. Ora proviamo l'auto, diciamo che la trovo un pochino più stabile, probabilmente anche più pesante rispetto a una Mini. Una Mini è un go-kart, ho già guidato una Mini Cooper, di quelle nuove. Sono dei veri e propri go-kart, anche se non sono in realtà il mio tipo di auto. Provo a giocarmela così, usando... Poi, vabbè, Dio, l'andare addosso è veramente simulativo, perché l'auto si gira e non è che rimbalzate e andate avanti. Quindi molto carina come cosa. Bel colpo di freno a mano. Porca bestia, qua perdo secondi inutilmente. No, io i drift e i freni a mano non li so fare. Cioè non c'è poco da fare. C'è poco. Uno o ce l'ha o non ce l'ha. Io guido per andare a lavoro. Non amo la guida. Il rally è bello da vedere, per vedere le auto, vedere il fatto che comunque quando vedevo il rally c'era sempre comunque qualcuno che andava
farsi la fiancata sul muro della strada, insomma, vicino a casa, quindi era bello per quello, insomma. Poi ho avuto anche modo di conoscere dei piloti, appunto, che erano rimasti a piedi proprio davanti a casa mia. E questo è il mio rapporto con i rally. Poi non è il mio sport, insomma. Bello perché sono assolutamente degli incoscienti e io veramente sto giocando malissimo ora. Ringrazio comunque gli sviluppatori per il... Diamondo, sono volato via. per gli sviluppatori per l'opportunità di portare questo titolo. Ovviamente è sempre un rischio un titolo del genere, perché soprattutto al prezzo a cui lo porti, perché 20,99 euro per la precisione non sono pochi, e ovviamente dovete trovare degli appassionati. Graficamente è meraviglioso, dal mio punto di vista è molto bello. Ovviamente c'è una forte componente di sfida, perché dovete sapere e giocare in anticipo col comportamento dell'auto. Io ovviamente la sto giocando un po' di paura, sto abbattendo giù tutti i paletti a lato della strada, sto controdriftando cercando di, per questa musica un po' stile giochi da sala giochi, salve poi l'erba, poi è proprio caratterizzato. Sì, vabbè, questa potevo risparmiarmela. È caratterizzato bene anche il luogo, proprio il Giappone. Poi ha degli scorci un pochino. Guardate le ombre anche con la cabinovia che sale. Allora, le ombre sono fatte bene. Sì, ci sono poi degli scorci che, dicevo, sembrano provenire direttamente da Zelda Breath of the Wild. Però, eccolo lì di nuovo. No, stavolta sono andato decisamente peggio dell'altra volta, Fortuna che ho messo difficoltà media. Avessi messo la facile sarei probabilmente primo, perché guidano in retromarcia agli altri. Speriamo finisca presto, perché non vedo l'ora di provare un'altra pista, un altro rally, magari un'altra prova libera, così diamo un'occhiata anche con un rally magari personalizzato e non carriera. Sì. Poi non ho ben capito perché devono venire in mezzo alla strada se io mi sposto, non capiscono che non so guidare addosso all'albero. Sì, qua non vedo danni. Poi ovviamente possiamo mettere anche il cambio manuale, cosa che non farò, per magari avere più controllo sull'auto. Io sto giocando in maniera proprio totalmente arcade. Lì c'è uno spazzaneve, bello. No, poi è figo perché comunque è lungo, c'è anche un cambio di ambientazione, si vede proprio che si sta salendo, anche se tutto questo contorno di questi alberi caratteristici del Giappone non è proprio... però... Ho finito una mazza. Vorrei sapere un intertempo, ma non me lo dicono, quindi continuiamo. Perché credo che un altro gioco di quelli ultra rilassanti, non indie, fatto comunque di gare, di giochi da fare anche sovrapensiero, l'unico non indie credo sia Forza Horizon 4. Se volete un titolo comunque grosso con una marea di auto e cose da fare. Però giochi per appassionati di rally può essere, questo può essere un bel titolo. Ovviamente io ritengo sempre il prezzo un fattore da tenere in considerazione se siete appassionati. Se vi può piacere, calcolate sempre che c'è la possibilità della reso Steam se il gioco non dovesse piacervi, però è un prezzo che è indubbiamente alto. Vediamo, ci abbiamo messo 5 minuti, diamo un'occhiata alla responso, ai risultati della tappa. In questo caso ha avuto... gli altri, prima era uno ha avuto un uccello in cabina, vabbè, questo è fatto simpatico. Chiuso al quarto posto a 17 secondi, sì, direi che la difficoltà non è altissima, però abbiamo concluso abbastanza bene. Ah, no, questo è il finale, 17 su quella tappa lì, terzi, rally terzi, calcolando che non sappiamo nemmeno... leggere né scrivere, comunque terzi è già un buon... Non abbiamo usato dei riavvii, quindi è stata... dovremmo vincere una livrea, presumo. Siamo nel gruppo 2. Tappe vinte, 0. No, abbiamo fatto schifo. Però una livrea l'abbiamo sbloccata, di sicuro. Infatti abbiamo sbloccato una nuova auto. La Mountain. Poi i nomi non sono quelli reali. Aspirazione naturale, 4 ruote motrici. 5 riavvii restanti nella stagione. Abbiamo sbloccato poi una livrea per la DAS 220, auto tedesca, presumo se si chiama DAS.
Gruppo 2, man mano che la rally stava crescendo in popolarità, erano necessarie normative per organizzare meglio gli eventi e migliorare la competizione con i più grandi eventi di rally. All'epoca furono riuniti in un unico campionato. Ah, interessante, perché si può andare nel 68. Difficoltà IA. No, ma io vorrei uscire dalla carriera perché vorrei fare un rally personalizzato Finlandia-Sardegna, e direi che in questo caso la Sardegna ce la facciamo andare bene. Una tappa, difficoltà IA questa, livello di danno no, sembra abbastanza tosto, però facciamo una cosa breve, così magari questa sembra interessante. Cioè la normale o reversa, 6 miglia, 6 miglia e 8, facciamo questa, 3 miglia e 7, non è tantissimo, però al tramonto con un'altra auto prendiamo questa. No, vediamo se c'è qualcosa di moderno. Questa direi che sembra più una... Cazzarola, non lo so. Onestamente, ghiaia asfalto al tramonto in Sardegna. Saluto a tutti i sardi che ci seguono. Iniziamo la tappa, andiamo. Attento alla curva che vai dritto, boom. Città. No, ero partito veramente bene, adesso poi è diventato una sorta di Carmageddon perché il pubblico è veramente invasivo. Comunque, vabbè, bisogna... Il rally comunque è molto interessante per il fatto che comunque i piloti si studiano soprattutto quelli nelle province, insomma, come le fanno anche da me. I piloti studiano recupero la vettura. Studiano in compagnia del navigatore le curve, prendono le varie note delle varie curve, la difficoltà delle curve, e viaggiano praticamente un po' come la cieca. Il pilota potrebbe guidare bendato, guidato solo dalle istruzioni del navigatore. Molto affascinante, un po' appunto per appassionati. Intanto si vede di là la strada come va avanti, però ovviamente servirebbe qualcuno. Mi giocavo sulla Play Colin, Play 1, molto interessante, già un giocone innovativo per l'epoca. C'era Expand Rally, molto bello quel gioco. Divago un po' mentre vi mostro la mia inettitudine. Expand Rally era un gioco di anni 2000 e fu il primo ad introdurre anche la possibilità di infortunio del pilota in seguito magari a qualche incidente. Era molto interessante come cosa. Poi vabbè, giocai anche Sigarelli, ma quello era un autentico gioco da sala giochi. Giocai tanto anche a Test Drive 4, lo acquistai con mio padre. Si entra in paese. Test Drive era carino, molto carino. La musica, le auto, insomma, non era propriamente rally, quello era più un arcade alla sala giochi con il timer. Cosa che ho sempre odiato nei giochi di auto era il timer. Cioè, mettimi una gara, non mettermi il timer, però va bene. Allora, mamma mia ragazzi, sto andando malissimo. Qua c'è una casa demolita, questa è la Sardegna. Recupero la vettura. Non me lo fa in automatico, però almeno ho guadagnato qualcosina. Sì, poi quando iniziate ad arrivare a livelli estremi deve essere uno spettacolo per chi vi guarda, perché comunque vedere guidare un gioco del genere guidato proprio al millimetro deve essere uno spettacolo. E soprattutto ricomincia è quando si fa un errore, che ovviamente non ha niente a che vedere con le minchiate che sto facendo adesso. Però allora, è difficile, quello che vi posso dire è che è estremamente difficile. L'auto parte via, dovrei regolare bene tutto, bisognerebbe studiarsi a memoria la pista. Però allora, il gioco dovrebbe già essere comunque finito, spero possano aggiungerci altro poi. Va bene, keep it tidy, ho vinto l'obiettivo. Risultati della tappa: molto male Indy. Ah, uno ha fatto una svolta sbagliata, frizione consumata, guasto al telaio. Noi non abbiamo guasti.
Però abbiamo fatto 41 secondi dal primo, quindi direi che è andata molto 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 male. Niente, abbiamo chiuso i quarti. Rally Sardinia, settimi al Rally di Sardinia, aggiungetelo alla mia pagina Wikipedia. Allora ragazzi, questo era Art of Rally, come potete vedere la versione 1.004, quindi è finito il gioco. C'è la possibilità di guida libera, dove si guida su delle strade con più svolte, quindi in pratica vi potete fare la pratica, al tramonto, pioggia, notte. Proviamo con la pioggia e guidiamo qui, così giusto come prova, se si può, insomma, se possiamo, ok. Guidiamo con questo, così vi faccio vedere anche un pochino la pioggia. E poi concludiamo qui questa prova. Metta la pioggia. Ah, ok, questa è la solita pista di prova. Bello, bello, perché fa proprio l'effetto di aquaplaning che tira dritto. Qui va invece qui. È meglio, sì. Sì, perché fa proprio l'effetto di scivolamento. Infatti sì. Molto figo il gioco. Come ho detto, secondo me è per appassionati. Quindi preferirei magari non vedere un prezzo ridicolo, cose del genere. È in base ai gusti, nessuno obbliga a comprare niente, nessuno, insomma. Credo abbia il suo perché messo di fronte a degli appassionati di arcade e di rally, perché il gioco sembra fatto bene, soprattutto si promette di andare a ripercorrere comunque dagli anni 60 agli anni 90, quasi 30 anni di rally. 28 anni, 30 anni di rally con le varie auto, le varie location, i vari climi, perché appunto ogni stagione viene tutto generato a caso, quindi in pratica i rally con il tempo a caso, insomma, i tipi di quali rally vengono proposti ogni stagione, dovrebbe essere tutto completamente a caso. Ragazzi, questo era Art of Rally, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.